Ciao, buongiorno. In questo nuovo video rispondo a una domanda di Alessandra che mi ha chiesto, dice, Giorgia, ma io prima ero una ragazza sorridente, solare, sempre positiva, col sorriso sulle labbra. Poi da quando ho, diciamo, cambiato lavoro, questo mio lavoro mi ha buttata proprio giù, mi ha buttata a terra, mi ha tolto tutta la mia positività, tutta la mia carica. E come posso fare per riconquistare il sorriso? Allora, io siccome da poco ho iniziato praticamente sono una lettrice di registri akashici, ho fatto il corso di iniziazione per me e posso farlo anche per gli altri. Quindi ho chiesto all'oracolo dei registri akashici, che è un oracolo bellissimo, che dà soltanto messaggi positivi, messaggi di amore, che ci fa capire come funziona l'universo, cioè quali sono le leggi che regolano l'universo, di modo che noi, conoscendole, possiamo capire tanti meccanismi, tanti perché della nostra vita e soprattutto vivere una vita più serena, più felice, come se tu stai guidando la macchina, però non sai, diciamo, le regole della strada. Ovviamente c'è più un rischio che fai qualche incidente, mentre se invece tu conosci quali sono le leggi secondo cui si muove l'universo, è molto più semplice per te vivere in maniera, diciamo, in maniera più felice, in maniera più serena. E io da quando leggo l'oracolo, ogni giorno leggo il mio oracolo, leggo il mio libro, il mio registro akashico, ricevo delle risposte che mi danno serenità, che mi danno gioia, che mi aiutano anche a prendere delle decisioni in qualsiasi ambito, in ambito affettivo, in ambito relazionale, in ambito familiare, sul lavoro, puoi fare qualsiasi domanda. Quindi io ho chiesto ai miei registri, un consiglio, per Alessandra. E mi sono uscite delle carte, dei messaggi molto sorprendenti. Allora, ho usato un metodo particolare che si chiama la voce dei maestri ascesi, e in cui praticamente la prima carta rappresenta diciamo, la situazione attuale di questa ragazza, perché c'è questa problematica. La seconda carta rappresenta invece che cosa pensa lei di questa situazione, e la terza carta rappresenta il messaggio dei maestri ascesi. Quindi questa lettura, tra l'altro, l'ho fatta anche sul mio gruppo Facebook. Se ancora non ti sei iscritto, iscriviti al mio gruppo, lo trovi su Facebook, poi ti metto il link anche qua sotto. Si chiama Riscopri la tua bellezza con Geo, e approfitto anche per dirti di iscriverti al canale e di toccare la campanellina. Adesso fallo, così la prossima volta che farò un video ti arriverà subito la notifica. Quindi passiamo subito ai consigli. Allora, il primo messaggio che mi è uscito è questo: il decreto. Che uno dice: mamma mia, ma che è sto decreto? Allora, questo rappresenta, come ti dicevo prima, la situazione attuale. Quindi, perché lei si trova a vivere in questa situazione? Allora, devi sapere, e non poteva uscire carta più azzeccata, più messaggio più azzeccato, perché il decreto ci viene a dire questo: ogni nostro pensiero emana una vibrazione, e queste vibrazioni, questi pensieri che noi facciamo, sono come dei decreti per l'universo. Cioè, che cosa significa questo? Che qualunque cosa noi pensiamo, l'universo dice sì. È così, è vero, e te la fa materializzare, ok? Ogni cosa, ogni pensiero, che sia un pensiero negativo, per esempio, dice: nel caso di Alessandra, lei sicuramente, se sta in un lavoro che non le piace, consapevolmente o inconsapevolmente, se l'è attirato lei con i suoi pensieri, con le sue vibrazioni. Quindi lei avrà detto dentro di sé: io mi merito solo questo tipo di lavoro. L'universo ha detto sì. Cioè, l'universo dice sempre sì, è sempre un decreto che l'universo accoglie. E quindi questa carta significa che bisogna, prima di tutto, vedere che pensieri stiamo facendo, che ci stanno creando la nostra realtà, perché siamo noi gli unici responsabili, gli unici creatori della nostra realtà. Quindi, Alessandra, che pensieri hai fatto per attirarti questa realtà? E secondo, il consiglio ovviamente è:
fai pensieri diversi, pensieri positivi, pensieri che creano una realtà diversa. Nel mio corso su come creare la tua realtà attraverso la legge di attrazione, di cui ti metto il link qui sotto, impari come fare per creare pensieri positivi, pensieri di abbondanza attraverso il metodo del laboratorio creativo che ti spiego nel mio videocorso. Quindi inizia a fare affermazioni positive, a crearti un tuo rituale di affermazioni positive mattutine per cambiare la tua realtà, perché se hai attirato questo lavoro adesso nella tua vita, l'hai creato tu e l'universo ha detto sì, e quindi c'è stato il decreto che l'universo ti ha detto: va bene, ti meriti questo, ma in realtà tu non ti meriti questo, perché poi quello che pensi tu è infatti la legge della polarità. La legge della polarità è bellissima, vedi, ci sono queste due maschere, una che ride, l'altra che è un po', diciamo, una faccia un po' bruttarella. Che cosa dice la legge della polarità? La legge della polarità dice che praticamente l'anima, noi prima di incarnarci su questa terra, abbiamo scelto di apprendere tramite gli opposti. C'è il sole, c'è la luna, c'è il buio e c'è la luce, c'è la sofferenza e c'è la gioia. L'anima, per arrivare alla sua missione, diciamo, alla sua missione ultima, che è la gioia, sceglie di apprendere attraverso la sofferenza, no? Gioia, sofferenza. Spesso infatti noi, prima di iniziare, diciamo, a vivere una vita piena, illuminata, anche proprio più, per esempio Buddha, non so, mi viene in mente Wayne Dyer, degli autori che io conosco, prima di conoscere l'abbondanza, prima di avere una vita che li ha portati a essere proprio completi, a essere felici di se stessi, hanno dovuto attraversare delle adolescenze oppure un'infanzia dolorosissima, come lui sei pure, no? Che è diventata la creatrice di questo suo metodo delle affermazioni positive sull'amore per se stessi. Prima lei ha attraversato una serie di episodi della sua vita in cui non si accettava, in cui andava con tutti gli uomini che le capitavano pur di sentirsi amata, quindi hanno tutti attraversato delle fasi molto dolorose di sofferenza. E questa carta ci viene a dire proprio questo: quello che tu sperimenti, che stai sperimentando adesso, Alessandra, ma come per chi altro, ti serve per capire in realtà cosa tu vuoi veramente. Senza questa fase di adesso non potrai accedere alla successiva, quindi è una benedizione. Ringrazia comunque quello che ti sta capitando, perché ti sta dicendo quello che non vuoi, almeno tu sai quello che non vuoi, ok? Quindi ringrazia, dici: grazie, adesso so bene quello che non voglio, però ovviamente ora mi focalizzo su quello che voglio. Quindi è preziosissima questa carta e ti dice anche che tutta la felicità che desideri si trova dall'altra parte della paura, quindi osa, abbi il coraggio di cambiare, di fare qualcosa di diverso per la tua realtà. Quindi grazie, legge della polarità, ve l'avevo detto che danno dei messaggi incredibili. E il terzo messaggio è il messaggio proprio dei maestri ascesi, infatti questo metodo si chiama la voce dei maestri ascesi. E guardate che carta che è uscita! Questi non le ho scelte io, cioè non mi sono messa lì a sceglierle, semplicemente le ho pescate dal mazzo, perché così. Sono usciti loro, i maestri ascesi! I maestri ascesi sono semplicemente delle anime che hanno raggiunto l'illuminazione, che hanno smesso di reincarnarsi e che hanno voluto diventare delle guide per noi, delle guide spirituali. I maestri ascesi, questa carta ci viene a dire proprio questo: noi siamo sempre con te, però ti possiamo aiutare soltanto se tu ci chiedi il nostro aiuto, perché per la legge del libero arbitrio nessuno può interferire con la nostra volontà se non siamo noi a chiedere, così come gli angeli vengono se tu chiedi il loro aiuto. Quindi i maestri ascesi, che sono Gesù, Buddha, Melchisedec, ce ne sono tanti, tu puoi, alcune idee, puoi chiedere l'aiuto. Se senti per esempio molto vicino a te Gesù, allora vuol dire che è lui che ti sta aiutando in questo momento, che ti sta cercando di dare una risposta. Tu rimani col cuore aperto, con la mente aperta per ricevere i suoi messaggi, magari fai meditazione tutti i giorni, di modo che liberi un attimo, metti un attimo a tacere la mente e lasci che le informazioni arrivino attraverso di te. E quindi loro ti dicono: guarda, noi siamo sempre con te, ti amiamo,
lasciati aiutare, chiedi il nostro aiuto. Quindi Alessandra, chiedi anche l'aiuto dei tuoi maestri, scegline uno, quello che ti senti più vicino a te, vedrai che ti arriverà una risposta. Ecco, con questo video di oggi abbiamo finito, spero che ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto lasciaci un bel like, ti invito di nuovo a iscriverti al canale e a iscriverti anche al mio gruppo Riscopri la tua bellezza con Geo, perché io lì faccio anche delle dirette, sia improvvisate, sia magari adesso le calendarizziamo un poco, sempre sulle letture che ci danno sempre dei messaggi bellissimi. E niente, per questo video è tutto, ti do un bacione e ci vediamo al prossimo. Se hai qualche domanda, scrivimi nei commenti, mi piacerebbe sapere da te, ad esempio, qual è la prima cosa che ti è venuta in mente di fare per cambiare la tua situazione. Un bacio, ciao!